Avvocato Gina Lupo, assessore alla cultura e alla pubblica istruzione del Comune di Taranto. Lo Spartan Race, un evento internazionale che ha posto finalmente Taranto al centro dell'attenzione, l'attenzione che la città bimare merita. L'impegno e le attività messe in campo dal suo assessorato. Io sono stata coinvolta per quanto riguarda tutte le iniziative collaterali all'evento sportivo e l'intuizione che poi gli atleti finite le gare sarebbero venuti come auspicavamo in centro è stata vincente, perché poi in effetti nel centro città abbiamo posto in essere una serie di iniziative culturali, degli itinerari che hanno riscosso veramente molto successo fino a tutta la giornata di ieri domenica. Una grande partecipazione popolare, un evento tutt'altro che locale, ho usato volutamente l'aggettivo internazionale, è questo, come dire, il presupposto per far rinascere Taranto. Ho visto tante persone per le strade, il centro pieno, tarantini che sono andati al Marta, sono andati a Palazzo Pantaleo, all'Ipogei, quindi anche è stata un'occasione per i nostri concittadini, no, di percorrere un itinerario culturale che poi è sfociato anche in due manifestazioni teatrali sabato sera molto belle, molto impegnative. Sono stata felice di vedere tanta gente lieta e contenta, i bersaglieri che hanno attraversato la città domenica mattina sono stati accolti dalla simpatia dei cittadini di Taranto e questo mi ha gratificato. In poco tempo siamo riusciti comunque a creare degli eventi culturali importanti. Come ho detto, sabato lo sport è cultura, la cultura è sport e questo binomio è veramente vincente. Un punto imprescindibile, un punto di partenza imprescindibile, la cultura come motore, le nostre origini magno-greche sempre attuali. Io credo molto in questo, credo molto anche nell'impegno che noi dobbiamo avere per far sorgere proprio l'orgoglio delle nostre origini nei più piccoli, nei ragazzi, le manifestazioni, la storia di Falanto, la nostra tradizione, le nostre origini dovrebbero essere studiate proprio sin da piccoli, da tutti i bambini, perché è dal passato, dal nostro passato che possiamo sperare nel futuro e possiamo far nascere veramente l'amore per la nostra terra.